Ma è giusto ripartire da lì, da quella raccolta benefica che Stelle dello Sport è riuscito a organizzare velocemente, con grande convinzione, sempre nell'area del Porto Antico, per raccogliere fondi in beneficenza per Ponte Morandi. È stata la dimostrazione di un'attenzione che si ha a quello che accade e al fatto che ancora una volta lo sport, tramite Stelle dello Sport in questo caso, è stato un grande veicolo di solidarietà e di beneficenza. Continua ovviamente questo valore all'interno dell'iniziativa di Stelle dello Sport, e quindi è giusto che si ritorni in questa 20ª edizione a pensare alla Gigi Ghirotti come terminale della beneficenza che sarà raccolta, ed è bello pensare anche a tutto quello che Stelle dello Sport è riuscito a fare per questa associazione negli anni. È il riconoscimento dell'attivismo di tanti sport, di tanti atleti meno noti, di tanti allenatori, di tante famiglie, quindi un momento di condivisione e di riconoscimento pubblico per questi talenti, ma è soprattutto un fattore che prosegue nell'arco di tutto l'anno. Un grande progetto che Regione Liguria sostiene in maniera convinta, che porta i testimoni nelle scuole durante l'arco dell'anno, che stimola gli studenti nel concorso Il Bello dello Sport, che è pronto e recettivo per ogni cosa che accade nel territorio per veicolare lo sport a beneficio del territorio. Il progetto Stelle dello Sport anche quest'anno è un appuntamento estremamente importante, perché grazie a questo appuntamento migliaia di risorse importanti sono state date alla solidarietà. Moltissimi anni Stelle dello Sport sostiene una delle nostre eccellenze attraverso la Gigi Ghirotti. Un ringraziamento anche al professor Enrique per quello che fa nella nostra realtà. Quindi un grande lavoro, una grande squadra, un ringraziamento a Michele Cotti e a tutti i suoi collaboratori. 200.000 euro, mamma mia, un bel risultato. E ormai è un sodalizio inossidabile con Stelle nello Sport, che ci aiuta, che ci ha aiutato passo passo per questa nostra vicenda che è iniziata nel 1984. Quindi veramente un grosso aiuto che ci è stato dato, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche da quello della vicinanza, della partecipazione, della considerazione per un lavoro che è molto importante e che si è radicato ormai nella città, per cui la nostra associazione è diventata un punto di riferimento importante per tante situazioni difficili di malati che sono ovviamente in situazioni di grosse problematiche sanitarie, ma anche di tipo sociale. Quindi noi adesso abbiamo sempre dei nuovi progetti da mettere in campo, e il nuovo progetto è quello di poter realizzare un terzo hospice nel ponente cittadino. 2001 e 2002, prima al Stadio Luigi Ferraris, poi al Carlo Felice e Luca Baldini, due momenti importanti agli albori di Stelle nello Sport che andavano a incoronare le tue straordinarie imprese. Sì, ahimè ormai sono tempi un po' lontani, però sì, mi ricordo due serate molto belle, e veramente per noi sono momenti, insomma, dove riusciamo a cogliere un pochettino in modo un po' più concreto quello che sono stati, insomma, i risultati sportivi, ecco, di quell'anno. Stelle nello Sport poi è cresciuta, è andata avanti. Che cosa in questo momento ti piace evidenziare di questo progetto? Ma come ho detto anche prima, il bello di Stelle nello Sport secondo me è proprio l'approccio nell'affrontare veramente, nel presentare tutti gli sport in maniera equa, quindi la sua trasversalità. Sono stato premiato appunto nella bellissima cornice del Carlo Felice, abbiamo avuto la possibilità di diffondere il messaggio di Stelle nello Sport in tutti questi anni. Io attualmente sono anche direttore sportivo al Club del Mare di Diano Marina e cerco di portare questo messaggio nelle scuole e nei circoli velici costantemente. Genova, Stelle nello Sport lo fa in tutte quelle che sono considerate le discipline minori. È molto bello vedere ogni sera le trasmissioni in televisione, poter aggiornarsi su tutte quelle che sono appunto le varie discipline sportive, i giovani che si avvicinano a tutte le discipline, quindi sono contento di aver fatto parte di questa squadra. Mi piace tutto e soprattutto quello che fate con la scuola. Io vedo ancora purtroppo i ragazzi che arrivano in piscina e ci sono i genitori che fanno il cambio dello zaino perché non possono andare a scuola con lo zaino e far vedere ad alcuni professori che fanno sport, e questo secondo me è inaccettabile. Infatti i primi da educare secondo me dovrebbero essere i professori, perché la scuola, io credo, e le istituzioni credo che abbiano capito qual è la direzione per portare lo sport e i ragazzi a far sport.
problema è chi fa la scuola, i professori, che secondo me tanti non sono predisposti mentalmente per cosa vuol dire far sport. È bellissimo come varia in vari campi, soprattutto quello della scuola, che è molto importante perché ultimamente scuola e sport non è che vanno d'amore e d'accordo, però credo che sia il massimo esponente di Stelle nello Sport appunto per queste campagne scolastiche della buona alimentazione, credo sia molto importante. Gabriele, 10 anni fa diventavi il sportivo junior dell'anno, qual è il ricordo di quel momento? È un ricordo bellissimo per tanti motivi, intanto era un momento in cui mi sentivo la città particolarmente vicino dopo una stagione particolarmente lunga, difficile, ricca di soddisfazione ma molto difficile. Poi fu anche molto bello che a premiarmi fu Stefano Carozzo e adesso il premio di Stelle dello Sport è uno che ritengo con più cura nella mia bacheca dei trofei. Sei stato presente in diversi incontri nelle scuole, messaggi importanti da trasmettere. Sono stato fortunato a poter andare in 2 o 3 scuole diverse, è un'attività che io tengo a fare molto perché poter trasmettere i valori dello sport, di cui poi i più importanti sono il sapere far fatica, il sapere sacrificarsi, il sapere far fronte alle difficoltà, sono i messaggi che io tengo di più a comunicare ai giovani di adesso. Edoardo Stocchino, Stelle nello Sport, ti ha premiato qualche anno fa un progetto che ti è rimasto nel cuore, come mai? Beh, ormai mi sento quasi parte della famiglia di Stelle nello Sport, sono un sacco di anni che diciamo collaboro con Stelle nello Sport, è un vero piacere, sono diventati amici, non, direi che non c'è da dire altro, questo dice tutto. Un progetto che ti ha visto anche presente nelle scuole attraverso gli incontri con gli studenti. Sì, devo dire che è stato un grande onore e un grandissimo piacere, perché comunque essere preso in considerazione come atleta e come punto di riferimento per le nuove generazioni penso sia una cosa per cui andarne particolarmente fieri. E devo ringraziare Stelle nello Sport. Il progetto significa dare valore allo sport, significa dare valore a tutti gli atleti che ogni anno si impegnano dando tutta l'anima, sacrificio, sudore ed è giusto perché ogni atleta merita un premio così perché è anche diciamo, il corollario del sogno poi di superare se stessi e quindi dare il massimo. Quest'anno sei stato protagonista di un bel incontro a scuola, a Rivarolo. Sì, è stato bellissimo con i ragazzi, abbiamo fatto delle domande con me, gli ho risposto, mi hanno fatto ancora un po' delle ortografie, abbiamo fatto tutto, era bellissimo giornare quel giorno, veramente. Gianfilippo, dopo aver conquistato il titolo europeo indoor, ti candidi anche a essere una delle stelle dello sport del 2019? Vediamo, speriamo, anche l'anno scorso ci ho provato, però sono arrivato un po' basso in classifica. Vediamo che tira, adesso venerdì parto, vado a fare i mondiali, chissà mai, magari vinco il mondiale, magari qualche voto in più e riesco a prenderlo.